come è bello che la pietra non faccia resistenza allo scalpello, ma si adatti bene sotto le martellate, prenda in pieno ogni colpo, lasci fare quest'opera dello scultore che si compie tramite la messa a nudo, che si arricchisce per sottrazione. Tu sai almeno questo, mio caro Giobbe, non c'è che un solo martello per abbattere l'idolo e per forgiare il santo. La malvagità con cui ti colpisce non è pari che alla tenerezza con cui manda in frantumi tutto il superfluo. Tu hai l'impressione che ti sfasci il muso, ma è per liberare il viso più dolce. Zofar, amico mio, tu sei il primo che parla in maniera sensata in questa parata di deliranti. E il loro delirio è di pensare di possedere tutta la loro ragione. La tua sensatezza è quella di dire che la ragione spoglia se stessa e ci convince di follia. Ti ricordi di quando andavamo con lo stesso passo verso la casa di preghiera? Abbiamo affinato i nostri spiriti sulla stessa mola. Abbiamo spezzato la lama sulla stessa roccia. Il piccolo cerchio di luce che fa la nostra torcia ci rivela meglio l'immensità delle tenebre che ci circondano. Sì, ma alle volte questa torcia sembra spegnersi. Il suo disco di luce scompare del tutto. Giobbe e la tortura dagli amici è la rivisitazione in chiave moderna della storia del personaggio biblico che nel testo di Fabrice Adjad è immaginato afflitto in un letto di ospedale. Che cosa rappresentano quest'uomo e la sua sofferenza? Ma intanto sì, quello dell'Antico Testamento è uno spunto da cui l'autore parte per trattare di un tema che in fondo per ogni uomo è il tema per eccellenza, perché è il tema del senso del dolore, perché non può esistere nessuna attribuzione di senso alla vita che non tenga in qualche modo conto anche di ciò che possa voler dire nella nostra vita il dolore. L'autore quindi parte da questo tema e lo scandaglia attraverso tutte le possibilità che nella nostra società, nella nostra contemporaneità, possiamo percepire come ipotesi di risoluzione al problema del dolore. Tutto lo spettacolo è strutturato a quadri, immaginando questa serie di amici, ed è importantissimo che siano amici e non persone qualunque, che propongono a Giobbe, quindi all'uomo sofferente per eccellenza, all'uomo dei dolori, propongono una soluzione, un'ipotesi di soluzione al problema che lui ha. E tutto lo spettacolo in realtà sviscera queste possibilità, ci va a fondo, anche filosoficamente. L'autore è anche un acutissimo filosofo e sembra che la successione degli episodi, dei personaggi, siano uno lo sviluppo della sconfitta del precedente. E quindi poi si arriva a questo esito finale, che è un po' la conclusione dello spettacolo. Ecco, la vicenda di Giobbe non si chiude con una bestemmia, ma bensì con un canto di gioia proprio. Che messaggio si vuole lasciare al pubblico? Sì, passa anche attraverso la bestemmia, perché c'è un certo momento in cui Giobbe stesso dice lasciami la libertà di gridare contro il cielo, cioè prendere in pieno il dolore vuol dire anche poter passare dalla bestemmia, cioè poter passare da chi in qualche modo, come dire, da un senso di cui non si riconosce, non se ne riconosce la ragione, e quindi che si possa passare anche da quello è assolutamente umano, quindi non è tanto una distinzione tra chi bestemmia e chi non bestemmia, ma è un arrivare a una gioia che non è una gioia come la possiamo, come dire, pensare in apparenza, cioè lui poi usa delle immagini bellissime come se fosse un'ampolla di acqua stagnante, no? La gioia non è un qualcosa che solo all'apparenza è bella, ma deve essere una gioia vera, profonda, e una gioia vera è una gioia che in qualche modo tiene conto anche del dolore. Rimane una domanda e un'attesa fortissima, non è una gioia già compiuta e che si possiede in tutte le sue carte, però è una gioia vera perché tiene conto di tutta l'umanità che lui si è portato alle spalle, perché dicevo che è importante che siano gli amici a venire da lui?
perché gli amici, ogni amico, la moglie, il fratello, l'amico, il confessore, sono state nel corso della sua vita presenze che gli hanno dato momenti di gioia, che sono stati nel rapporto con lui momenti di gioia importantissimi. Quindi essere di fronte ai suoi amici vuol dire in qualche modo recuperare anche il senso di quella gioia dentro il dolore che sta vivendo. E questo è un po' l'esito di tutto lo spettacolo. E come mai non hai scelto di tradurre il nome di Giobbe nel titolo del tuo spettacolo? Non ho scelto di tradurlo perché sono sicuro, e poi ne abbiamo anche parlato insieme, che l'autore dentro il titolo voleva richiamare non solo il nome di Giobbe, ma anche l'altro significato che la parola contiene, che soprattutto in francese, cioè nel senso è chiaro che in inglese è lavoro, ma anche in francese spesso viene usato come termine. Quindi l'ho voluto mantenere perché in realtà, in effetti, si parla del lavoro, cioè si parla di un uomo che dentro la sua vita, dentro la sua vita più piena ne deve percepire il senso, quindi non è un uomo immobile che semplicemente si limita a ragionare immobilmente sulla sua vita, ma è nel pieno della vita, è solo nel pieno della vita che si può andare a fondo del senso del dolore. Quindi ho voluto mantenere anche questa idea di lavoro che sta dentro lo spettacolo. Quanto porti del tuo vissuto personale sul palco e quanto influisce sull'interpretazione? Ma questo è fondamentale. Se non ci fosse la mia presenza e tutto quello che la mia esperienza e tutto quello che ho vissuto in qualche modo io riporto, se non ci fosse questo non ci sarebbe possibile interpretazione. Un'interpretazione è sempre un equilibrato confronto tra l'onestà nei confronti di ciò che l'autore e il testo dice, paragonato a quello che la mia esperienza, confrontata con quella dell'autore, può riprodurre sul palcoscenico. Per cui tutto quello che è poi l'interpretazione recitativa che ho voluto dare ai personaggi, piuttosto che alcune scelte registiche che hanno in qualche modo modificato approfondito il testo di Ajat, che su molte cose non prevedeva le mie scelte, è frutto di un normale e penso proficuo rapporto di lavoro che avviene tra l'autore, il regista e l'attore. Non privarmi della felicità di urlare contro il cielo! Il testo in sé è stato scritto pochissimo tempo fa, nel senso che io quando mi sono, come dire, visto con Fabrice e che lui mi ha dato il testo, ti parlo di un anno e mezzo fa, perché lui questo testo l'ha scritto a marzo di 2 anni fa, perché dopo me l'ha dato appunto a marzo e io poi ho cominciato a lavorarci un anno fa, per cui ormai lo spettacolo compie un anno. E poi è chiaro, la vicenda trae appunto le sue origini da un percorso molto più antico, che negli anni tantissimi autori si sono confrontati con quella vicenda. Ribadisco, confrontarsi con quella vicenda trovando gli strumenti contemporanei, gli strumenti nostri, è però un tema, è il tema dell'uomo, per cui è il tema più universale che esista. Il Tad, è la tua voce che sento al di là del portone. Ah, fratello mio, un fratello varca la soglia in un senso, una moglie in quell'altro, chissà per quale giostra del supplizio. Spero che tu non venga per aiutarmi. Oh, aiutarti? Io? Accidenti, no, fratellino! Io sbarco a mani vuote! Non porto miele né fiele! E tra le mie braccia non ci sono che io stesso con la mia boccaccia per sbraitare insieme a te! I nodi della natura tengono ancora quando quelli del matrimonio si disfano. Un fratello è sempre un fratello, fratellino. Mentre una donna si trasforma in una furia. Lo sapeva il serpente che si servì di Eva per bidonare Adamo. E si è servito anche di Caino per uccidere Abele. E
Giuseppe fu venduto dai suoi fratelli. Ma tu sei qui, Bildad. Come potresti vendere questa raschiatura di letame che è diventata il tuo Giobbe? Io sono qui. È come l'aquilone sul mare in tempesta. Come la vecchia belva contro il branco di sciacalli. Io non voglio nient'altro che con te ruggire e ruggire ancora. Grazie, Bildad. Grazie di non darmi lezioni, ma di romperti i denti insieme a me contro questo muro di silenzio. Ruggiamo contro questo mondo malvagio che genera solo per i vermi. Ruggiamo contro questo Dio che ci ha fatto lo sgarbo di non esistere. Ehi, ruggire non significa parlare a bambera. Hai ragione. Perché dovremmo onorare queste tre lettere? D, I, O. Abbiamo già le cinque lettere per dire tutta la verità. Merda! Le nostre grida sono simili, fratello mio.